per festa. Poi un plauso anche alla strutturazione di questa edizione, che è articolata e ricca come al solito, però mi piace che c'è questa sezione e tutti ridono, perché è uno scenario così devastante, in cui va il mondo, soprattutto le altre, anche noi, però arrivano notizie drammatiche dalla prima pagina, dalla Siria, dall'Afghanistan, eccetera. C'è la possibilità anche di uno sguardo e di un momento di levità sempre, come dire, intelligente, sempre alta. Così come è importante il secondo appuntamento, il secondo atto col mondo arabo. Non ho visto un film di Paola Piacenza che avevo visto in anteprima, che sarebbe lo presenterà sulla rivoluzione dei Gersonini, però credo che non sia finito. Ho visto un montaggio e mi ha colpito, ed è molto bello che filmmaker milanesi abbiano scelto di andare a documentare, visto che ce ne sono alcuni, quello che è accaduto lo scorso anno. Ci sono le Piaure, c'è anche tutto il mondo altro, tra cinema, la calligrafia, abbiamo visto, c'è tanto, e questo è bello come al solito, quindi non si sconfessa il COE e il Festival Cinema d'Africa, d'Asia e America Latina. Io ringrazio loro perché, nonostante le difficoltà generali che ci sono, non solo economiche ma anche di relazioni diplomatiche tra paesi, tengono alta l'attenzione, tengono alta la loro tensione affinché Milano sia sempre più multiculturale e molteplice. Grazie.